Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor Del Marcello Pascal. Dopo una ribecciata l'altro giorno, scaduta ieri, importante, non potevo andare, oggi mi sono buttato a Scaglietti e vado a Fortitudo. Pensavo di trovare l'acqua veramente bruttissima, invece l'ho trovata solo in una striscia 200-300 metri, l'acqua brutta. Arriva, appena ti allargavi, era veramente brutta. Sotto costa invece era così come la vedete ora. Pochissimo pesce visto. Sarpe piccole, sareghe piccoli. Qui sono praticamente a metà percorso, lancio il sasso, vado giù, è un posto particolare, se non li prendi almeno qualcosa vedi. E infatti dopo qualche tempo che chiamo, oggi ho chiamato fortissimo. E vengano dei gaggia d'oro. Dietro, sotto ai gaggia d'oro c'è due spigole, ma sono veramente piccole, lascio stare. Cioè, lascio stare. Capisco che sono due spigole, guardo dietro a loro se c'è la spigola grossa, non c'è. Scena bellissima, in questo punto l'acqua è decente. Tiro ravvicinato, un bel tiro. Per me era importante oggi andare, sono dolorante, ho lavorato in casa tutta la settimana, l'altra settimana, e non è che sono proprio al 100%. Un pesce l'abbiamo preso, si va avanti, finirò 2 ore e mezzo, 73 tuffi, senza vedere nulla, tutti ho detto, saragotti, sarpe, prenderò una sarpa per la segna distributore, basta. Potevo prendere 4 o 5, non ho sparato. Qui tiro il sasso, sono oltre metà percorso, struscio fortissimo. Mi sto quasi per staccare perché se l'acqua è pulita sto al massimo 30 secondi. Invece vedo un'ombra laggiù in fondo, capisco che è un'orata, non credo che lei venga, ma io che ce la faccio a chiamare. E invece gira. Tiro preciso, come direbbe Santino, è rientrato nel range di precisione. Qui ha deciso di venire, ora gira, ma ormai è entrata in mira e per fortuna la prendo. Ho due pesci, mi manca ancora, mi sembra, una ventina di tuffi dopo questa via, non vedrò niente. Addirittura in un posto l'acqua è impenetrabile, cioè da sopra ti sembra di fondare, va giù. Se un viene in pesce da oltre un chilo non lo vedi mia. Questo è il carniere. Vi ringrazio tutti, è stato meraviglioso, molto stancante per me. Grazie, ciao.